Look behind you. Ciao a tutti ragazzi, finalmente torniamo con Yankat e con l'iscritto del mese. Non è vero. Non è vero ragazzi, perché appunto avrete visto il titolo, era soltanto per farvi aprire il video. Perché continuo a leggere in continuazione commenti che mi chiedono dell'iscritto del mese e del perché non faccio più video lunghi, ovvero sia video uncut delle partite di League of Legends. Con questo video, che spero guardiate tutti quanti, risponderò a tutti i commenti che mi mettete ogni volta, perché sembra che non rispondo a nessuno, ma in realtà io leggo tutti i commenti e finalmente ho un video dove appunto rispondervi. Allora, partiamo subito dall'iscritto del mese. L'iscritto del mese non lo faccio più, almeno per il momento. Perché? Perché il mio canale ormai lo sto strutturando in maniera diversa da come è stato per questi ultimi anni. Come avete visto, sto portando 5 video a settimana, almeno finché riesco a portare 5 video a settimana, di cui soltanto 2 di LOL e 3 di altri giochi che possono essere sempre gli stessi o possono sempre cambiare. Bene, visto che una volta una ragazza mi ha fatto notare in un commento che effettivamente l'iscritto del mese era soltanto per chi amava League of Legends, volevo trovare un'altra cosa che potevo fare al posto dell'iscritto del mese, sempre con la tipologia dell'iscritto del mese, però a posto di aggiungervi agli amici di LOL, riuscire a fare qualche altra cosa magari di carino. Ora ci sto pensando, non so quanto tempo ci vorrà, se settimane, mesi, anni, non lo so, ci sto comunque ancora riflettendo su cosa fare, prima o poi troverò la soluzione. Quindi per il momento ragazzi è inutile che continuate a chiedere dell'iscritto del mese perché momentaneamente è sospeso. Passiamo ora ai video uncut. Perché non vedete più video uncut anche se voi li richiedete? Bene ragazzi, la risposta è molto semplice, molto molto semplice. Il mio canale non è più come quello di un tempo, bensì adesso voglio puntare più a fare video che divertano anche me. Video molto più corti rispetto a un uncut parlo, ma che siano anche nella media di YouTube, perché un video normalmente viene visto sui 10-15 minuti. Infatti se notate i miei video vanno tutti dai 7 ai 12 minuti ultimamente. Questo perché? Perché anche gli stessi uncut spesso e volentieri avevano dei punti veramente morti e che comunque non davano niente, nemmeno se volevate imparare effettivamente dall'uncut. Quindi di conseguenza cosa posso fare e cosa sto facendo per il momento? I miei 2 video di LOL a settimana li farò comunque in formato divertente, ovvero sia ridotti, tagliati, un po' più simpatici e divertenti, anche per far avvicinare un pubblico esterno a LOL allo stesso LOL. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, un video di 40 minuti se non sei un patito di LOL effettivamente non lo vedi. Invece un video che magari voglio far vedere anche a un ragazzo che non se ne intende di LOL, un video divertente come quello può farlo avvicinare al gioco, quindi aumentare la community italiana che ne ha tanto bisogno. Con questo voi direte, ho capito, ma se io ero iscritto al tuo canale soltanto perché vedevo gli uncut, ora cosa faccio? Beh, la risposta, cioè a varie... ci sono 2 risposte a questa cosa. O purtroppo ti disiscrivi, però mi dispiacerebbe molto, o comunque i miei contenuti penso che siano abbastanza divertenti da far mantenere l'iscrizione. Quindi io vi invito comunque a cercare di vederli, perché magari non l'avete nemmeno visti i video corti. Quindi magari vedetevi i video perché potrebbero piacervi, potrebbero strapparvi una risata. Perché, vi ripeto, io da questi stessi video che sto facendo in questo modo, prima gli uncut non li rivedevo mai, spesso e volentieri andavo sulla fiducia di come l'avevo registrato. Mentre adesso io mi diverto, anche se perdo 3-4 ore a editare un video, mi diverto proprio anche a rivederlo. E questa è una soddisfazione molto grande per chi fa i video come me. Quindi se oltre a voi i video piacciono a me stesso, questa è una soddisfazione ancora maggiore. Ma parliamo degli uncut. Gli uncut, da quando ho la fibra, fortunatamente posso streamare. Quindi per voi che siete i patiti degli uncut, segnatevi sul diario, sull'agendina, quello che volete, 2 date ben precise, ovvero sia quello degli streaming. Io, da ormai qualche settimana, se non 1 o 2 mesi, sto streamando regolarmente il lunedì e il mercoledì. Il lunedì, troverete tutti i canali in descrizione, il lunedì streamo sulla Jack TV, quindi sul canale Twitch di Jack, dalle 10 a mezzanotte. Le partite che farò in stream saranno principalmente game con voi, quindi sarà un'occasione oltre per vedere un uncut anche di giocare insieme a me. Mentre l'altra data è il mercoledì stavolta sul mio canale Twitch dalle 9 a mezzanotte, sempre stessa tipologia, quindi sempre partite insieme a voi.
Detto questo, ragazzi, se siete amanti degli Yankat, appunto, iniziate a seguirmi anche su Twitch, perché gli Yankat ormai saranno soltanto su Twitch, mentre sul canale, ne approfitto per dirlo appunto l'ultima volta qui, gli Yankat sul canale non ci saranno più né di Ranked né di partite normali, porterò soltanto game divertenti, perché divertono anche me giocarli e editarli. Detto questo, ragazzi, questo video volge al termine, vi ricordo di lasciare un like alla pagina Facebook, perché così posso io stesso avvertirvi di quando sarò in stream, perché... attenzione, potrei andare in stream anche fuori da questi due giorni, quindi anche il giovedì, venerdì, sabato, la domenica, a seconda di quando ho un attimo libero. Quindi seguitemi sulla pagina Facebook, ve ne approfitto anche per ricordarvi di Instagram, che è un social che sto usando molto ultimamente. E niente, io vi saluto e spero che questo video sia stato di chiarimento per tutti quanti voi, e ci rivediamo al prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao ciao!